Per me l'ultima cosa c'è il tavolo Whirlpool che ho cominciato, comincia tra pochi minuti. Lei ha preso una posizione dall'inizio, il comune ha preso una posizione molto chiara. Come legge, ci sono stati anche diversi rinvii. Come vede la Sono questione? molto preoccupato. Ieri sono stato anche in fabbrica. Ieri pomeriggio alle 18:30-19 sono stato a un incontro con le lavoratrici e i lavoratori che ho visto molto più provati rispetto a qualche settimana fa. Molto indignati, molto arrabbiati, un po' anche più sfiduciati. Ovviamente lottano con la stessa energia, non vogliono mollare, hanno la città al loro fianco, hanno il sindaco, l'amministrazione, gli assessori, lo stesso consiglio comunale. Però anche qui chiedo al governo, visto che oggi c'è una riunione che probabilmente è molto decisiva, che insomma ci sono dei momenti in cui devi far capire da che parte stai. Questa è una fabbrica che funziona, questa è una azienda che non c'è ragione perché chiuda la sua realtà produttiva a Napoli, anzi si è anche lanciata l'idea che Napoli possa essere un laboratorio dell'innovazione all'interno della stessa Whirlpool. Un governo che ha in suoi esponenti apicali e nella sua maggioranza relativa una componente che ha avuto al sud molti voti e molti in Campania, tanto da avere il Presidente della Camera e il Vice Premier. Io non credo che possano lasciare questi lavoratori e queste lavoratrici al loro destino. E non si tratta di avere una posizione di assistenzialismo o semplicemente perché delle persone che vanno a casa fa comunque sempre male. In questo caso c'è da salvaguardare posti di lavoro, però c'è anche da salvaguardare un'azienda che funziona. Quindi se anche su questo si molla, vuol dire che evidentemente il torcicollo anche di tipo politico, amministrativo, istituzionale, finanziario, economico e sulle politiche del lavoro è un torcicollo politico che guarda sempre al nord, perché sull'autonomia cederanno anche là. Si farà vedere che poi daranno qualcosa alle regioni del sud, ma hanno già ceduto, cioè l'autonomia si farà. Così come non salvare la Whirlpool è un'ulteriore dimostrazione che questo governo non è in grado di rafforzare ciò che di buono esiste al Mezzogiorno e quindi di produrre un'ulteriore discriminazione e divisione nel nostro Paese. L'autonomia su alcuni fronti e in questo caso sulle politiche industriali e le politiche del lavoro. Ovviamente, chiudo, qualora dovesse arrivare una notizia non positiva oggi o un'altra volta una melina per sfiancare i lavoratori e le lavoratrici in attesa del Ferragosto, che per loro sarà pesantissimo, l'ho detto anche ieri pubblicamente, il sindaco di Napoli e l'amministrazione è pronta ad azioni anche molto dure e anche molto forti per dimostrare che la Whirlpool è una realtà che va difesa anche nel nome della legalità, dello sviluppo, del lavoro e del contrasto alla precarietà e alla disoccupazione nella nostra città. I lavoratori hanno messo una tenda proprio pochi minuti fa davanti al Ministero, proprio per segnalare questa. Ma credo che loro hanno tutto il nostro sostegno, per la verità, e credo che è venuto il momento di smetterla con la melina. Il vice premier Di Maio dica come stanno le cose veramente e racconti la verità ai lavoratori, alla Whirlpool e alla città di Napoli. Poi ognuno si assume le sue responsabilità.